Ragazze, dopo avervi fatto vedere il giornalino del Lidl, vi faccio vedere che ho già preparato con la mattinata il condimento per i broccoli con la pasta. Non dico in tegame, ragazze, noi diciamo pasta con i broccoli arriminata. Qui c'è l'acqua di cottura del broccolo, in modo che poi lì ci cuocerò la pasta. Scusatemi, ma devo assaggiare. Va bene così. Ok. Allora, quindi che vi stavo dicendo? Ho fatto il condimento della pasta con i broccoli. Io l'ho fatta questa ricetta, ve l'ho filmata tante volte. Se volete farmi qualche domanda perché non vi ricordate, fatemela pure. Allora, poi che cosa ho fatto? Camera da letto in ordine. Tutta in ordine, a posto. Lo chef è sceso, perché lui dentro non ci può stare, quindi al mattino si sbriga e già alle 10, 10 e mezzo esce. Il tempo è così consà, stanotte è piovuto tutto il tempo, anche se è piovuto piano. Mio marito mi diceva che pioveva piano, comunque è piovuto e va bene, così si raccoglie un po' d'acqua, ragazze. Poi che cosa dirvi? Niente, io ora vado a fare il bagno. E poi mi voglio fare una doccia e lo shampoo. Vi devo dire che con questi capelli così corti non ci penso due volte a farmi lo shampoo, perché in un attimo me li asciugo e me li sistemo. Quindi ora faccio il bagno, passo lo straccio in cucina e in bagno, vado a fare la doccia e mi faccio un bel trucco, naturalmente in vostra compagnia. Ragazze, una cosa che è scomoda da pulire è il fondo della doccia, perché ci si deve abbassare, però ci deve fare. Io ho comprato questa spazzola all'Eurospin, erano tre spazzole a confezione e c'era questa appunto che utilizzo per la doccia, per i punti dove è difficile arrivare. Poi c'era quella classica per lavare le bottiglie all'interno e poi ce n'è una che utilizzo per lavare le griglie. Comunque questa per fare qui, perché io proprio anche abbassandomi non ci arrivo in questo punto. Adesso sciacquiamo e vediamo com'è venuto.